quella? Quella cos'è? Quella è la torre bellissima ma solitaria che tanto piacque a Riccardo Cuor di Leone. A chi? Riccardo I d'Inghilterra, di ritorno dalla crociata. Ma dai, passa da qui. Eh sì. Ma dai. E c'è una targa, un'indicazione? Sì, figuriamoci. Se mettiamo una targa per tutti quelli che sono passati da qui. Lo vedi quel piccolo molo? Sì. Beh, lì approdò Cleopatra col faraone, ospite di Cesare. Ma dai. Ave Cleopatra. Cleopatra, ma dai. E c'è una targa, un'indicazione? No, c'è una bella buca però. Ma che strada incredibile. Come si chiama? Via Tancredi Chiaraluce. Ah beh. Un imperatore? No. Crociato? Traghettatore. Il ponte non c'era e lui aveva una scafa. Una che? Una scafa, una barca di legno. Da 70 anni i romani attraversano il Tevere col ponte della scafa. Oh, nome azzeccatissimo, eh? Perché sto ponte è sicuro tanto quanto il barcone dei Tancredi. Pure di meno. Oh, quella cos'è? Quella è Tor San Michele. Fortezza d'avvistamento a presidiare la foce del fiume. Disegna di Michelangelo, capolavoro assoluto. Ma è meravigliosa. La possiamo visitare? No. No. Come no? Ma perché no? Ma non è possibile. Ma c'è almeno un'indicazione, una targa. E dai con sta targa, ma c'è la fissa dei targhe tue. Ho capito, ma non è possibile. Ma dove stiamo? All'idroscalo di Ostia. Ah. Quello. Cos'è? Cosa sono? Scavi? No, terme romane. No, fogne a cielo aperto. Ma tu chiama il depuratore e senti meno la puzza. Ostia. L'intelligenza non avrà mai peso, mai nel giudizio di questa pubblica opinione. Neppure sul sangue dei lager tu otterrai da uno dei milioni d'anime della nostra nazione un giudizio netto, interamente indignato. Irreale è ogni idea, irreale ogni passione di questo popolo ormai dissociato da secoli, la cui soave saggezza gli serve a vivere, non l'ha mai liberato. Mostrare la mia faccia, la mia magrezza, alzare la mia sola puerile voce non ha più senso. La viltà, avvezza a vedere morire nel modo più atroce gli altri, nella più strana indifferenza. Io muoio ed anche questo mi nuoce. Da un'ultima domanda, vorrei rifarmi ad alcune polemiche recenti che ci sono state a questo proposito. L'italiano va cambiando? Sì, l'italiano va cambiando nel senso che si sta facendo più veramente unitario. Le ripeto, fino a 15, 20 anni fa, 30 anni fa non si poteva parlare di un italiano veramente unitario. Si può cominciare a parlare adesso, anche per merito della televisione, dei giornali oppure della vita statale che è infinitamente più unita che molti anni fa.